ho partecipato a 4 Olimpiadi. La prima Olimpiade nell'80, settimi, poi 84 e 88 abbiamo vinto e nel 92 secondi. La prima Olimpiade era da Bagnale, Giuseppe con Antonino dell'Aquila e poi gli altri tre con i fratelli a Bagnale, Carmine e Peppe e io. Per me non ci sta nessuna differenza. Io nel momento in cui sono entrato nello sport paralimpico, per me non esiste diversità. Per me loro lo sanno, sono tutti uguali. Cioè, come usavo il mio sistema con i fratelli a Bagnale, sistema, quel po' che so fare, lo faccio anche adesso, senza guardare la disabilità, perché per me loro non sono disabili. È il 4 con. Allora, quest'anno l'equipaggio che partecipiamo a questa gara è Cristina Scazzosi, Luca Lunghi, Tommaso Schettini e Lucilla Aiotti. L'obiettivo è... Io ne ho partecipato a 4 Olimpiadi e posso dire una cosa di certo, che l'Olimpiade è un qualcosa di particolare. Anche se ci siamo classificati secondi 2013, terzi nel 2014, l'anno scorso quarti, abbiamo qualificato la barca, per le Olimpiadi tutti gli avversari, anche chi quest'anno si qualifica nei repechage, possono dar fastidio, perché all'Olimpiade è una gara particolarissima e prescinde dai mondiali. Io ho dato qualcosa a loro, come dicono, però onestamente loro mi hanno dato molto di più di quello che io ho dato, perché davvero è un mondo che è particolare, particolare non con disabilità, particolare proprio come persone, che sono davvero un qualcosa che soltanto le persone al di fuori non riescono a capire. Ti devi stare dentro e davvero vedi la normalità, la caparbietà, che è un qualcosa di naturale. Io sto con loro naturalmente, come proprio un qualcosa, proprio senza problemi giochiamo, si fa tutto quello che si può fare, senza remore e senza riserve mentali, è un qualcosa di bellissimo. Per vincere con un buon equipaggio, nella specialità 4 con, devi stare sui 37 colpi.